Buongiorno e ben ritrovati al Prima TG Flash. Andiamo subito con la prima notizia. L'unità di crisi della Regione Campania afferma per la Campania le limitazioni già in vigore con la zona arancione. Nell'ordinanza per le attività di ristorazione sono previsti ristori stabiliti a livello nazionale con efficacia dal 20 dicembre 2020, cioè da oggi fino al 23 dicembre 2020. Sono state confermate tutte le misure vigenti fino a ieri per effetto di disposizioni statali nonché regionali. Divieto per i bar e gli altri esercizi di ristorazione dalle ore 11 del mattino di vendita con asporto di bevande alcoliche e non alcoliche. Per tutto l'arco della giornata, divieto di consumo di cibi e bibite anche non alcoliche nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi comunali. Per tutti gli esercizi commerciali, obbligo di misurazione della temperatura corporea agli avventori all'ingresso dei propri locali e di inibire l'ingresso laddove la temperatura superiore al 37,5 gradi. Raccomandazione comune ed altre autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare nelle zone della cosiddetta movida, e laddove necessario prendere provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. E i ristoratori di Napoli non ce la fanno più e questa volta si rischia davvero il fallimento. Una grande rappresentanza è scesa ieri sera in strada a protestare dopo l'ordinanza di De Luca che ha lasciato invariata la situazione delle restrizioni in Campania. Alcune decine di commercianti si sono riversati sul lungomare, hanno bloccato il traffico, sul posto sono arrivati subito polizie e carabinieri. Il blocco delle auto è all'altezza della colonna spezzata. Con l'ordinanza di De Luca che lascia la Campania praticamente in zona arancione, saltano anche i 3 giorni di apertura per i ristoranti e bar che speravano di ottenere un minimo di ossigeno per le loro attività e avevano già ordinato merci e richiamato tutto il personale. Si è creato un caos totale, ha detto il Vincenzo Scavo, il presidente di Confesercenti Campania. I ristoratori appena stamane avevano saputo dal governo che la Campania sarebbe tornata a essere regione gialla, con possibilità dunque di riapertura almeno a pranzo, e invece oggi pomeriggio la regione si sveglia e ci fa tornare arancione. Una tempistica inaccettabile che non tiene assolutamente conto delle esigenze, delle modalità commerciali dei ristoratori, dei proprietari di bar e di tutti coloro che lavorano nel settore food. Dello stesso parere è stato anche il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, che ha revocato l'ordinanza con cui si indicavano alcune strade e piazze che le forze dell'ordine avrebbero potuto chiudere in caso di assembramenti in vista della zona gialla mai approvata. Era stata emessa in vista del rientro della Campania da domani in zona gialla, ha dichiarato il primo cittadino partenopeo. Abbiamo lavorato tutta la mattina al provvedimento per aiutare la ripresa economica ad evitare il rischio di assembramenti. Poi è arrivata l'ordinanza del presidente De Luca che ci mantiene in zona arancione. Tutto ciò denota mancanza di rispetto nei confronti di sindaci, prefetti e forze dell'ordine, cui poi viene chiesto di controllare il territorio. E torniamo all'allarme coronavirus, sono 16.308 i contagi nel 19 dicembre in Italia, secondo quanto porta il bollettino della Protezione Civile Nazionale. Sono stati effettuati più di 176.000 tamponi, con la percentuale del tasso di positività che scende al 9,2%. Calano le terapie intensive di 35 unità e si registrano anche 405 ricoveri in meno rispetto al giorno precedente. L'unità di crisi regionale della Regione Campania invece afferma che il numero di nuovi positivi sono 949, con più di 15.300 tamponi effettuati. Si segnalano anche 32 deceduti, di cui 7 nelle ultime 48 ore e 25 deceduti in precedenza, ma registrati solamente ieri. Sono guariti dal coronavirus 1.424 persone. Il report sui posti letto segnala 122 posti occupati in terapia intensiva su 656 disponibili, e invece nei reparti Covid 1.598 posti letto occupati su 3.160 disponibili.
Invece l'ASL di Caserta ha diramato il consueto bollettino di aggiornamento sull'andamento della curva epidemiologica in terra di lavoro. Nella giornata di sabato si registrano 129 nuovi positivi, 2 deceduti e 226 guariti. I tamponi processati sono stati 2.216 per un tasso di positività ai test che scende ancora al 5,8%. La città, fra tutti i 104 comuni della provincia che fa segnare il maggior numero di attuali positiva, è Aversa con 432, seguita da Marcianise con 413 e Caserta con 326. A fare il punto della situazione è il sindaco di Santa Maria Capua Vetere, Mirra. Ascoltiamolo. Abbiamo attualmente, dall'ultimo bollettino dell'ASL di ieri sera, 219 cittadini positivi. Questo è un numero che è in discesa. Ricordo a voi tutti che eravamo arrivati a 490 verso la fine di novembre, il 21 di novembre, che è stato il numero più alto che abbiamo toccato come cittadini attualmente positivi, cioè positivi in quel momento, in una determinata giornata. Come avevamo detto, l'applicazione delle misure, ricordo l'applicazione per 3 settimane della zona rossa, dalla metà di novembre fino alla prima settimana di dicembre, e poi questo periodo di zona arancione avrebbe inevitabilmente e fortunatamente portato dei risultati. Al sacrificio delle misure deve corrispondere necessariamente un risultato, e così c'è stato. Così vediamo che nelle ultime 2 settimane abbiamo una media di soltanto 45 nuovi positivi a settimana, cioè una media di 6,5 al giorno. Abbiamo 17 guariti di media invece al giorno, e quindi la differenza è che ogni giorno scendiamo di attuali positivi per un numero di 11. Così negli ultimi 14 giorni, nelle ultime 2 settimane, scendiamo di 150 attuali positivi e ci troviamo con il numero attuale di 219. E riprendiamo con lo sport. Stasera il Napoli è impegnato per la 13ª giornata di Serie A nel posticipo delle 20:45 contro la Lazio di Simone Inzaghi. La sfida andrà in scena allo Stadio Olimpico di Roma. In palio ci sono punti importanti per le zone alte della classifica. In porta sarà confermato il difensore colombiano, l'estremo difensore colombiano Ospina, difesa a 4 con Mayo Rui, Di Lorenzo, Manolas e Koulibaly. A centrocampo spazio a Bakayoko e Fabian Ruiz. In attacco Gennaro Gattuso è costretto a rinunciare ai suoi attaccanti migliori, Victor Osimhen ancora infortunato. Stesso discorso per Dries Mertens, che sarà fuori dalle 3 alle 5 settimane per una distorsione alla caviglia. Lorenzo Insigne invece è stato squalificato per un turno dopo l'espulsione rimediata nella gara di campionato contro l'Inter. Ecco quindi che in avanti ci saranno Zielinski, Politano e Lozano che agiranno dietro l'unica punta, Andrea Petagna. E sempre per il discorso calcio, si complica sempre di più la situazione in casa casertana in vista del match di oggi pomeriggio allo Stadio Pinto contro la Viterbese. In seguito ai tamponi effettuati nella giornata di ieri, sono emersi ulteriori 3 casi di positività al coronavirus all'interno del gruppo squadra. I 3 tesserati in questione si vanno ad aggiungere ai 7 già in isolamento fiduciario dalla scorsa settimana. Una vera e propria emergenza in casa rossoblù che potrebbe portare al rinvio della gara in extremis. L'allenatore della squadra, Federico Guidi, ha detto: il momento è complicato, non siamo mancati a questo appuntamento per rispetto dei tifosi e della stampa. Gli lascio immaginare il momento che stiamo vivendo. Parlare di calcio in questo momento è difficile, il campionato è fortemente condizionato dal coronavirus. Vanno costruiti dei monumenti alle società e ai loro presidenti per la gestione dell'emergenza. Non si può intervenire contro questo nemico invisibile che colpisce in modo imprevedibile. Chi deve decidere lo faccia in fretta, c'è sempre la salute al primo posto. E questa era l'ultima notizia. Appuntamento con l'informazione di Teleprima continuerà più tardi. Buon proseguimento con la programmazione di Teleprima.